Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi giocherò a Baldi's Basics in Educational Learning, un indie horror molto conosciuto a cui non ho giocato fino a questo momento per tre motivi. Il primo è che appunto è famoso e come sapete qui su Isola delle Rose TV vi porto videogiochi che non conosce nessuno. Il secondo motivo è che ho guardato la pagina del videogioco, che tra l'altro vi lascio qui sotto in descrizione, che mi è sembrata un po' troppo incasinata per i miei gusti. E il terzo motivo in effetti non ce l'ho, ho soltanto due motivi. Però questo gioco è stato così richiesto e così amato che ho detto vabbè, adesso ci gioco pure io. Quindi cliccate il pollice in alto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ed iniziamo. Inizia. Warning, in case you haven't figured it out yet, this game is intended to be an horror game. Ok, è soltanto un horror game, dicono. As such, it has loud noises, flashing images, and is overall pretty spoopy. Spoopy? Well, at least it's supposed to be. Almeno c'è un pochettino di ironia anche da parte degli sviluppatori. If you downloaded this thinking it will be great entertainment for your kid or something, don't let them play it, unless of course they enjoy horror games. You have been warned. Ok, ragazzi, non giocateci perché è un horror game, non fateci giocare i bambini perché questo gioco è veramente spaventoso. Iniziamo. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Ok, vabbè, vediamo how to play. Ok, il mouse lo sappiamo, right click, queste sono tutte cose semplicissime che sappiamo. Vediamo la storia, non so se la storia, perché molti youtuber giocano a questo gioco, ma non conoscono la storia. Noi di Isola delle Rose TV, che seguiamo il motto pensa giocando, naturalmente se vogliamo pensare dobbiamo un po' capire, dobbiamo leggere, dobbiamo informarci, quindi leggiamo la storia e la leggiamo in un bellissimo inglese, in un perfetto e britannico inglese. Iniziamo. Oh no, school is out, but your friend has a problem. He left all these notebooks in school, but doesn't have time to get them of them to get them because if he does, he'll be late for eating practice. To help him out, you have to go back in the school and find all seven of his notebooks for him. It won't be easy though. Baldi loves challenging his students with fun trivia problems whenever he can. Each time you find a notebook, you'll have to answer some questions. Answer all three correctly and you will earn a prize. Find all seven notebooks and then exit the school to win. Oh yeah. Vabbè, iniziamo ragazzi, startiamo. Iniziamo, dai, quando si inizia? Story mode o endless mode? No, story mode. Vai. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Ehi, ciao amico. Cosa vuoi? Come si fa ad entrare? Entriamo. Oh, andiamo a prendere questo... Perché bisogna trovare i notebook. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions correctly, and you might get something special. Just type the correct answer into the empty box. Press the enter key on your keyboard when you think you have the right answer. Oh yeah. Problem one. Three minus two equals one. Good one. Problem two. 3 minus 3 equals 0. You're doing fantastic. Lo so, ragazzo. Problem three. 8 plus 0 equals 8. You're doing fantastic. Adesso? Ok, perfetto. Come here and get your prize. Ah. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on,
Right click on the object with the corner selected. That's how you use items, you know. Ok, Baldis. Cosa che dice? Cosa dice? School rules. When you follow the school rules, no running, no entering faculty, no bullying, no drinking, no escaping detention, no fourth wall breaks. Vabbè. Guardiamo cosa c'è nell'altro. Allora, abbiamo adesso il primo notebook. Ce ne servono 7. Problem 1. 5 plus 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oddio. Good one. Problem 2. 6 minus 2 equals 4. Good one. Problem 3. Plus times equals. Oddio, cosa mettiamo? Facciamo così. I hear every door you open. Ragazzi, si è arrabbiato. Oddio, è da qualche parte. Come si fa ad uscire? Oddio, secondo me è dietro di me. Oh no! No! No, lasciami in pace. Lasciami in pace. Oh, guardate, c'è un altro. I have lost you. I don't like that. No, lì non si può entrare. Andiamo avanti, ragazzi. Speriamo che no. Oh, prendiamo una soda. Prendiamo. No! Oh. E adesso? No. Vabbè, andiamo avanti. E cos'è questo qui? Sarà un cioccolatino. Prendiamo questo cioccolatino. Energy. Oddio, è lì. È dietro di me. Let's play. Oddio. Oddio, cosa sta succedendo, ragazzi? Che faccio? No running in the hall. 15 seconds. Oh, mi ha salvato in qualche modo. Ok. When will you learn? Non so cosa sia successo, ragazzi, ma qualcosa è successo. Devo scappare. I wanna play with someone. Dio. Let's no. Play. No. Oop, you uno. Due. One. Vai. Oop, you messed up. One. Two. Looks like it's three. Sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, 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 sweep. Oh, grazie. Grazie. Ok, andiamo, ne abbiamo 2 su 7. Qui c'è un altro. Ok, 2, 5, 6, 7. 9, 6, 15. Non si sa. Va bene. Ok. 30 seconds. Oh, di nuovo. Ma cosa ci fai? When will you learn? Oh mio Dio, ma dove non si capisce niente? Ma cosa sta succedendo in questo gioco, ragazzi? Ma poi che musica incredibili.
Oddio, è qui, è dietro di me. Come si fa? Mi ha preso. No. No. Oddio, ma cos'è questo? Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Welcome to my school. Vai a quel paese, vai. Ma come si fa ad entrare? Oh, non sopporto sto gioco. Sto gioco mi sta facendo schifo, ragazzi, eh. Vai. 4 4 meno 8 4 5 6. Ok, portami via. Bella gioca. Prendiamo il prize. Grazie. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on. Problem 1. Great job. 4, 9, 10, 11. That's right. I can't believe. Si è arrabbiato di nuovo. Ok. In the hall. Ah, di nuovo lui. 15 seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. Ah, sta arrivando. Spero non mi veda. Il principale. Ok, 7 più 1, 8. 1 meno 2, meno 1. Ok, ne abbiamo 3. Oh. Oddio, si è arrabbiato. È lì che mi sta guardando. Pronto a prendermi. I see you, friend. Oh, no. Grande, grande, grande Govinda. 9 meno 3 è 6. 6 meno 1. Ok. Mio Dio, che paura. Ok. I see you, friend. Let's play. Oh no! Oh, ragazzi. Oh, vabbè. Welcome. I am coming, ready or door, here I come. Oddio, quello lì è cattivissimo, quello che c'è dietro. Penso si sia dimenticato di me. Sono felicissimo. 4 meno 7 meno 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Andiamo avanti. C'è un bel silenzio. Per fortuna non sto. No, cosa ho fatto? Ho sprecato l'unica cosa che mi serviva. No. Vai, entra. Vai. 4 più 6, 10. 8 più 5, 13. 20.000. Va bene. Non so cosa... Sono gasato. Allora, 4 su 7, ragazzi, dai. Oddio, è lì vicino.
I hunt people for all eternity. Oh, yeah. Oddio. Ero lì. Oddio, la stamina. Oh, sta arrivando quel bambino. Oh, per fortuna non stavo correndo. Oh no, quello lì è il bullo. E io non voglio giocare con te. Guarda, se potessi uccidere qualcuno all'interno di questo gioco, secondo me l'unico che ucciderei saresti tu. Che uccidessi. Ma mio Dio, non sto. Ragazzi, non so più parlare. Mi dispiace. Dai, vuoi uscire da. È lì sulla destra. Prendiamo la cola. Vai. Oddio, è dietro di me. È dietro di me, vai. Oddio, che paura. Cioè, non lo so, non è paura, ma è rabbia. Rabbia regressa. Rabbia dentro. I'm gonna take your candy. No. Per fortuna. Let's play. Oh, no, no, no. Sta arrivando, no. 3, 4, 4, 5. No. Cos'è questa forbice? Qualcuno mi ha visto. Qualcuno sta arrivando. Ah, non mi prendi perché non stavo correndo. Ok. Meno 2. 9, 9, 18, no, 16. Vai. Ma cosa ci faccio con la forbice? È dietro di me. No, vai via. Via dalle palle. 5, 5, 10. 6 e 6, 12. Spero se ne sia andato a quel paese, ragazzi. Che musichina schifosa. E dietro di me. Oddio, guardate dove è il bambino. Prendiamoci la soda. È dietro di me. Oddio. No, non ti Mario. Non ti voglio. Vai via. As you can see. Cos'è? Mio Dio, no, voglio vederlo. Secondo me è dietro di là. Per poco, ragazzi. 7 meno 9 e meno 2. 4 10.000. Ok. Vai. 5 su 7. Oddio, dietro di me. No, ragazzi, no. Ok. Sì, vai. 7 meno 5. Vai.
comunque ragazzi, se vi piacciono questi giochi dove ci sono tanti jumps, oddio. Oh. Oh, scusate. Beh ragazzi, penso che questo sia... Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Ok, per il momento va bene così, dai. È un gioco molto bello, interessante. Mi è piaciuto. Ricordiamoci che è un gioco fatto per una game jam, che è una game jam in cui... Meta game jam, in cui bisognava... rappresentare il gioco nel gioco, quindi un concetto un po' strano. E niente, quindi cosa volevo dire? Appunto, proprio perché è stato fatto una game jam, non vuole essere il gioco, diciamo, il gioco più complicato del mondo. Però è difficile da completare. aspetta che io guardo un attimino, guardiamo gli altri, voglio guardare un attimino gli altri gameplay per cercare di capire cosa c'è alla fine. Ho guardato gli altri gameplay, ragazzi, e mi sono accorto che nel finale non c'è niente. Cioè, lui esce e non c'è nessun premio, non c'è niente. Quindi magari non ne vale nemmeno la pena giocarci fino alla fine. Comunque, dicevo, è un bel gioco, interessante, il concept è molto bello. Secondo me, se avessero avuto un po' più di tempo gli sviluppatori, avrebbero dovuto fare delle cose per svilupparlo meglio. Per renderlo un po' più complicato, aspetta, è già complicato di suo. Quello che dico è che magari dovevano un attimino, ci doveva essere un po' più, un po' legato alle cose dell'educazione, dell'imparare, con delle cose un po' più misteriose. Ecco, comunque, ripeto, è stato fatto per una game jam, quindi gli sviluppatori hanno fatto un lavoro grandioso in pochissimo tempo. Di solito le game jam durano soltanto una settimana, molte volte durano anche 24 ore. E, mi è piaciuta la parte più bella, vabbè, l'inizio mi piace proprio perché quando lui inizia così c'era l'elemento sorpresa, in cui tu inizi a giocare e ti accorgi che Baldis, il maestro lì, non è poi così bravo, e c'è quell'elemento sorpresa, molto educazione, ecco, molto scuola, in cui bisogna fare della matematica. Ecco, secondo me avrebbero dovuto sviluppare questo tema un po' di più per renderlo ancora più forte e importante come gioco. Però ecco, sì, tutto sommato mi è piaciuto, bel concept. Io, diciamo, è bello, carino. Non ho ancora ben capito perché viene considerato così tanto. Però comunque fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa pensate di Baldi's Basics in Education and Learning. Vi ricordo che qui sul mio canale su Isola delle Rose TV potete trovare tantissimi giochi del genere, qualcuno forse un po' più bello, qualcuno un po' più misterioso. Diciamo che Baldi's non è stato spaventoso, ma è stato frustrante. Mamma mia, che difficoltà. E basta, vi ho già detto di iscrivervi al canale, penso proprio di sì, cliccate il pollice in alto, fatemi sapere quindi appunto nei commenti cosa ne pensate. Govinda vi saluta, pensa giocando.